Anche l'ingegnere Carosella e l'avvocato Scarano, perché questa non è una firma che mette Lorenzo Marcovecchio o chi altro, è la città di Agnone che sta firmando il protocollo ed è la città di Agnone che speriamo da oggi possa iniziare un cammino per invertire un pochettino questa rotta, sia per dare un incentivo a livello culturale sicuramente. Ma noi ci auguriamo anche da un punto di vista economico possa essere la firma di oggi un rilancio per una cittadina, insomma, che merita tutto questo. Quindi io vado a siglare un documento che Agnone aspetta e rincorre da oltre 20 anni. Le varie amministrazioni tutte hanno lavorato per questo appuntamento. Io vedo lì anche il dottor De Vita e il dottor Paolo Antonio, ex sindaci, che nelle loro amministrazioni si sono battute e si sono mossi. Quindi non con poca emozione io oggi sono qui, però insomma speriamo sicuramente, e sarà così, di fare una cosa gradita per la città e iniziare questa collaborazione con l'università che sicuramente ci porterà lontano. Sì, un applauso. Voglio comunicarvi che il Senato accademico, che si è riunito eccezionalmente in questa bellissima sala, ha appena approvato la convenzione che adesso andiamo a sottoscrivere. L'Università degli Studi del Molise accetta con grande convinzione questa nuova prospettiva di impegno in questa città così ricca di storia e di tradizione. Ciascuno di noi opera, come dire, pro tempore come rettore, io sicuramente, e tutte le istituzioni sono istituzioni che lavorano per il futuro, quindi siamo convinti che questa convenzione costituirà il presupposto per l'avvio in questa città di una feconda attività di ricerca, di studio, di divulgazione a beneficio del territorio, dei giovani soprattutto di questo territorio. E a beneficio del, come dire, innalzamento del livello della ricerca dell'Ateneo. Penso di parlare a nome di tutti i colleghi del Senato, che ringrazio, del personale amministrativo che si sobbarca anche un impegno non indifferente. Siamo veramente convinti sulla possibilità di fare in questa città qualcosa di pulsante, di effettivo, cioè l'idea non è quella di chiudere, come spesso capita, prima di iniziare un'iniziativa con la stipula di una convenzione a cui non segue niente. Invece in questo caso siamo convinti che riusciremo a dare concretezza ed effettività a una bella sfida, bella per tutti. Quindi sono molto contento e onorato di sottoscrivere in questa sede così prestigiosa questa convenzione.